Ricordo che una sera mi sono svegliato all'improvviso. In fondo alla mia stanza c'era un armadio a cui mancava un'anta e io al suo posto avevo appeso una tenda. Non capivo che ora fosse. Avevo paura. Non ricordo di aver fatto brutti sogni, ma ero terrorizzato. Nella penombra riuscivo a distinguere la sagoma di un alieno. A che distanza si trova da te? Un metro e mezzo? No, è di fronte a me. Quindi puoi vederlo bene. Sì. Descrivimelo. È piccolo. Gli si vedono le costole, non ha capelli. La testa è liscia, non dice nulla. Nel mondo ci sono centinaia di migliaia di uomini e di donne pronti a giurare di avere avuto inspiegabili, straordinari, a volte inquietanti incontri ravvicinati con gli alieni. Gli avvistamenti degli alieni sono al centro di una controversia a livello mondiale. Molti non credono che sul nostro pianeta siano davvero sbarcate le creature extraterrestri. Altri invece sospettano che gli alieni abbiano intenzione di sfruttare la Terra per i loro esperimenti di biologia cosmica. Ci sono schiere di studiosi che lavorano con passione per riuscire a dimostrare l'esistenza degli UFO e degli extraterrestri. Dalla fantasia popolare sono fiorite numerose leggende che riguardano creature provenienti da altri mondi che sbarcano sul nostro pianeta. L'esistenza degli alieni non è ancora stata confermata da alcuna prova scientifica, ma la speranza di non essere soli nel cosmo e di non essere l'unica civiltà che pensa ad altri mondi è sempre viva. Da qualche anno anche la scienza ufficiale dedica sempre più tempo e denaro alle ricerche in questo campo. Grazie alle sofisticate tecnologie dei nuovi telescopi, gli scienziati confidano di poter contattare i nostri eventuali vicini extraterrestri entro i prossimi 20 anni. Ma molte persone sono convinte che gli extraterrestri siano sbarcati sul nostro pianeta già da tempo. Bob Smith e sua madre Susan, per esempio, sostengono di avere avuto degli incontri paranormali con delle creature aliene. Si tratta di esperienze a volte traumatiche, che spingono chi le ha vissute a rivolgersi a persone come Bud Hopkins. Hopkins, un artista di New York, si occupa di UFO da più di 25 anni. Da allora indaga sui presunti incontri ravvicinati con gli extraterrestri che gli vengono descritti dai testimoni oculari. Al mattino mia figlia si alzava e diceva: «Che cosa ha fatto mio fratello questa notte?» Non sono riuscita a dormire per il rumore che proveniva dalla sua stanza. Bob divideva la camera con suo fratello. Erano terrorizzati dall'armadio. La loro stanza era nella mansarda ed avevano entrambi paura di quell'armadio. Mia figlia protestava per i colpi continui che udiva nella loro camera. Una volta l'ho vista letteralmente volare mentre scendeva le scale dal piano superiore al soggiorno. Volare in che senso? I suoi piedi non toccavano terra, era sospesa in aria. Io ero in soggiorno, stavo giocando con dei cavallini di plastica. Mia madre stava riordinando la cucina dopo cena.
Mio fratello si era addormentato sotto il tavolo come faceva di solito. Mia sorella stava risalendo in camera per finire i compiti. Quando ha raggiunto la sua stanza, ho sentito una strana voce in lontananza. E lei ha urlato. È volata giù dalle scale. Ci ha detto che quando è entrata in camera c'era uno strano essere seduto sul suo letto che, vedendola, ha pronunciato il suo nome. La voce che ho sentito era sua. Non posso più rifiutarmi di credere alla presenza sulla Terra di creature non umane dotate di tecnologie straordinariamente avanzate. Non so assolutamente da dove provengano, ma ho constatato che rapiscono gli esseri umani per attuare una serie di procedure e di esperimenti che hanno uno scopo preciso. Prelevano il nostro DNA, campioni di sperma, di ovuli e di tessuti, per mischiarli ai loro e ottenere una specie ibrida. Si tratta di un concetto strabiliante che andrebbe confortato da prove che ancora non abbiamo. I tentativi di spiegare il fenomeno in termini scientifici finora sono falliti. Da anni Jaron Clark studia le apparizioni degli UFO e di esseri alieni sul nostro pianeta. Paragona i moderni racconti di dischi volanti alle leggende sulle fate e sulle sirene. Da sempre la cultura popolare è ricca di leggende su spiriti e folletti che qualcuno ha sostenuto di avere incontrato. Per quelle persone tali creature esistono. Ciò non significa che sulla Terra ci siano davvero fate e sirene, tesi a cui io certamente non credo. Sono convinto però che certe persone hanno vissuto esperienze paranormali che a loro sono sembrate verissime. I primi resoconti di rapimenti da parte degli alieni, però, risalgono solo alla fine degli anni 50. In quel periodo, in America e in Russia, iniziavano i primi lanci spaziali. Nel settembre del 61, Betty e Barney Hill hanno sostenuto di aver visto un UFO mentre stavano guidando lungo una strada del New Hampshire. I coniugi Hill sono rientrati a casa 2 ore dopo il previsto, senza riuscire a spiegarsi il motivo. Sottoposti a trattamento ipnotico per facilitare il ricordo, entrambi hanno dichiarato di essere stati fatti salire su un disco volante, di aver conversato con gli occupanti e di essere stati sottoposti ad esami medici. Il loro racconto ha ispirato un libro di grande successo, da cui è stato tratto anche un telefilm. Poco tempo dopo la messa in onda del telefilm, nel 75, 6 boscaioli dell'Arizona hanno visto una luce intensa nel cielo. Travis Walton è sceso dal furgone per guardare meglio e, secondo la versione dei suoi colleghi, è stato fulminato da una luce blu. Walton sembrava morto e gli altri sono fuggiti. 5 giorni dopo, l'uomo è riapparso in stato confusionale. Anche Walton ha dichiarato sotto ipnosi di essere stato fatto salire a bordo di un'astronave da piccoli esseri che lo hanno sottoposto a un'operazione chirurgica. A Hollywood, l'esperienza vissuta da Walton ha ispirato il film Fire in the Sky. L'uomo difende con passione il suo racconto. Forse il più famoso dei presunti rapiti dagli alieni è lo scrittore Whitley Strieber, che ha raccontato di essere stato prelevato dalla sua casetta di campagna e fatto salire su un'astronave aliena dove ha subito un intervento chirurgico. Strieber ha narrato le sue esperienze in una serie di libri, tra cui il bestseller Communion. Dopo la dichiarazione dei coniugi Hill nel 61, ne sono seguite moltissime altre.
Indagando sulle esperienze di Bob, Susan e molti altri, Bud Hopkins si è convinto che gli alieni selezionano famiglie specifiche per lunghi periodi, forse perché utilizzano esseri umani con patrimonio genetico simile. Gli alieni non si preoccupano di nascondere le tracce del loro passaggio e hanno lasciato molte prove. Le persone sequestrate dagli alieni sostengono di essere state sottoposte a operazioni chirurgiche. Sui loro corpi i segni degli interventi sono evidenti. Le cicatrici hanno caratteristiche precise. Solitamente c'è un taglio netto, chirurgico. Spesso si notano anche delle depressioni rotondeggianti di varie dimensioni. Tali depressioni a volte sono di diametro molto piccolo. In altre occasioni, invece, sono più grosse. Com'è potuto succedere questo? Non lo so. Non ne ho la minima idea. È strano. Sì, è una forma geometrica. È un buco al centro dello sterno. Si tratta di una coincidenza interessante. Le persone rapite dagli alieni appartengono a classi sociali, nazionalità e razze diverse. Anche i più scettici sono disposti ad ammettere che questa gente è genuinamente convinta di aver vissuto un'esperienza paranormale. William Cohn, coautore di The Abduction Enigma, è uno psicologo convinto che le cicatrici dei presunti rapiti non siano affatto opera degli alieni. Non dubito che queste persone siano sincere quando raccontano che cosa è successo e che credano davvero che le cicatrici siano opera degli alieni. A tutti noi però è capitato di notare un segno o un neo sul corpo di cui non ci eravamo mai accorti prima. La suggestione porta questi individui a convincersi che i segni siano stati fatti dagli alieni, ma non è vero. Se ci si sveglia una mattina e si vede sul corpo una cicatrice che non si è mai notata prima, non si può automaticamente pensare che sia opera degli alieni. Nei processi di Salem del 1692, simili cicatrici erano state interpretate come prove di stregoneria. La controversia sull'origine delle cicatrici presenti sul corpo dei presunti rapiti dagli extraterrestri continua. Essa scredita non solo i racconti di rapimenti da parte degli alieni, ma anche i metodi di indagine. Ci sono altri ricordi ed esperienze dell'infanzia di cui vuoi parlare? Ricordo che una sera mi sono svegliato all'improvviso. Non capivo che ora fosse. In fondo alla mia stanza c'era un armadio a cui mancava un'anta. E io al suo posto avevo appeso una tenda. Ho visto una piccola mano bianca afferrare la tenda dall'interno e tirarla per aprirla. Riuscivo a distinguere la sagoma di un alieno. Ero terrorizzato. Ho acceso la luce e ho iniziato ad urlare «No!». È apparsa una luce fortissima che mi ha accecato per qualche secondo. Poi, quando ho recuperato la vista, ho notato che la tenda era di nuovo al suo posto. Ricordo che dopo mi sono ritrovato sdraiato sul letto. Le lenzuola erano sul pavimento. Era già mattina. Ho notato che avevo una piccola crosticina vicino ad un occhio. Era di forma perfettamente circolare. I sequestri di persona da parte degli alieni hanno forse una spiegazione psicologica. Può darsi che gli UFO rapiscano davvero gli esseri umani, ma è più probabile che queste storie siano un'espressione delle nostre paure o addirittura dei nostri desideri. Le fantasie di rapimenti sono un antidoto efficace contro la solitudine e le carenze affettive. In fondo si tratta di creature molto intelligenti, che per motivi sessuali o per altre ragioni sono interessate alla persona che rapiscono. Vogliono esaminarla, toccarla. C'è molta gente che spera di suscitare un simile interesse e non ci riesce per tutta la vita.
Il meccanismo del rapimento da parte di creature extraterrestri permette di compensare tali carenze. Le sensazioni provate dai presunti rapiti sono state percepite come vere. Queste persone, quindi, sono convinte che i fatti a cui si collegano siano realmente accaduti. Il fenomeno potrebbe avere anche un'altra spiegazione. Le ricerche psicologiche hanno dimostrato che durante la fase di transizione tra la veglia e il sonno si è in uno stato semivigile in cui si può avere la sensazione di una presenza estranea. Credo si tratti di una condizione provata da chiunque. Si tratta di un'esperienza molto comune, ma pochissimi lo sanno. Quasi tutti pensano che sia una sindrome individuale. La stessa cosa vale per quanto riguarda i presunti rapimenti da parte degli extraterrestri. Chi si occupa di questa sindrome ha notato che la maggioranza degli incidenti avviene di notte mentre le vittime sono a letto. Bud Hopkins è convinto che il fenomeno abbia una spiegazione logica. Gli incontri avvengono soprattutto di notte perché è più facile nascondere l'attività. È un fenomeno di copertura. Ciò che avviene di notte in camera da letto può essere stato sognato. Inoltre, non ci sono testimoni che possano smentire la versione di chi sostiene di aver visto un extraterrestre. È più difficile spiegare plausibilmente un incontro con gli alieni a metà pomeriggio. Jim Dilettoso, inventore e programmatore informatico, indaga per passione sui presunti avvistamenti di UFO. Si trattava di un oggetto in grado di cambiare forma durante il volo. La gente che sostiene di essere stata rapita dagli alieni dice di essere stata anestetizzata e operata in modo elegante e con strumenti di altissima tecnologia. Secondo loro, è per questo motivo che al ritorno non ricordano quasi più nulla. I casi di questo genere sono migliaia e i resoconti hanno spesso molti punti in comune. Parlano di creature minute e grigiastre con la pelle liscia e gli occhi a mandorla. È giunta l'ora, terrestre. La cultura popolare ha una lunga tradizione in fatto di alieni, sempre ritratti in forme quasi umane. Oltre agli extraterrestri grigi, sono comparsi uomini lucertola, nani pelosi e altre bizzarre creature. Il biologo Clifford Pickover si è dedicato a studiare le possibili caratteristiche fisiche delle creature extraterrestri. Non credo che ci possano essere delle creature simili a noi. Anche se esistesse un mondo simile alla Terra, cosa improbabile per vari motivi, è molto improbabile che il processo evolutivo possa aver prodotto una creatura che ci assomiglia. Le raffigurazioni degli alieni tipiche della nostra letteratura rappresentano degli esseri dalle sembianze troppo umane. Secondo me non ha senso che abbiano potuto evolversi come noi in ambienti tanto diversi dal nostro. Nelle descrizioni dei presunti rapiti, l'aspetto degli alieni si è modificato nel tempo. All'inizio degli anni 40 c'erano gli omini verdi. Solo nel 1961 sono arrivati individui come questo, dotati di larghi occhi neri. L'obiettivo di quasi tutte le missioni NASA del futuro sarà di cercare forme di vita aliene. Il programma Origins, per esempio, ricercherà le origini della vita nell'universo. Il programma Origins esprime l'antico bisogno dell'uomo di spingersi a cercare la vita in luoghi lontani e sconosciuti. Incarna uno spirito di esplorazione e di avventura. Più di 2000 anni fa, gli antichi greci già si chiedevano se ci fosse la vita lontano dalla Terra. Oggi la NASA ha a disposizione i mezzi tecnologici adatti per poter trovare la risposta. Il mio lavoro mi piace moltissimo. Cerco la vita su altri pianeti.
È un'occupazione molto affascinante. Credo che sia un argomento che sta a cuore a tutti. Secondo me, chiunque vorrebbe sapere se siamo veramente soli nell'universo. Nel corso degli ultimi anni, le prove che la vita extraterrestre è possibile hanno aumentato l'interesse dell'opinione pubblica. Le immagini di Europa, una delle quattro lune più importanti di Giove, inviate dalla sonda Galileo, mostrano chiaramente che la sua superficie è ricoperta di ghiaccio. I dati inviati da Galileo ci fanno ulteriormente sperare che sotto il ghiaccio possa esserci un oceano liquido. Sulla superficie si notano profonde crepe ed enormi iceberg. Calcolando la forza di attrazione gravitazionale di Europa, abbiamo determinato che lo strato di acqua e di ghiaccio che ricopre la superficie è profondo circa 100 chilometri. Le acque sotto i ghiacci potrebbero essere riscaldate da un nucleo interno, reso incandescente dall'attrito provocato dall'attrazione gravitazionale esercitata dal pianeta Giove attorno al quale orbita Europa. Un ambiente simile a quello descritto esiste anche sulla Terra. Al largo dell'Ecuador, vicino alle isole Galapagos, dove Darwin ha studiato l'evoluzione, sul fondo del mare a più di 1500 metri di profondità, ci sono antichi crateri vulcanici avvolti da una perenne oscurità. Laggiù la pressione dell'acqua è tale da schiacciare una nave come una lattina vuota. Dai crateri sottomarini fuoriescono gas a 400 gradi di temperatura. La luce del sole non arriva. È un luogo dove la vita sembrerebbe impossibile e invece anche laggiù è stata scoperta una quantità di organismi viventi. In alcuni luoghi la varietà e la densità di forme di vita è superiore a quella di una foresta tropicale. Ciò ha rivoluzionato le teorie sulla vita sia sul nostro pianeta che in altri luoghi del Sistema Solare. Nel 77, tre ricercatori dell'Istituto Oceanografico Hoods Hall sono scesi tra i crateri sottomarini delle Galapagos a bordo di un sommergibile e hanno trovato una quantità di organismi viventi. I camini vulcanici pullulano di grossi e strani vermi privi di bocca. Enormi molluschi si nutrono dei batteri che prosperano grazie alle sostanze liberate dal calore. Le stranissime creature che popolano gli abissi vulcanici delle Galapagos hanno rivoluzionato le teorie sull'esistenza della vita extraterrestre. Uno degli ambienti potenzialmente adatti allo sviluppo della vita potrebbe essere l'oceano, che molti ritengono si nasconda sotto i ghiacci di Europa. La missione Galileo della NASA sarà allungata di 2 anni per consentire la ripresa di una grande quantità di immagini della Luna di Giove, sperando che esse rivelino in modo inequivocabile la presenza di un oceano sommerso. La NASA avrà interesse a organizzare altre missioni su Europa. La prima servirà per disegnarne la mappa, poi si dovrà sbarcare per scavare sotto il ghiaccio. Oltre a una missione in orbita intorno a Europa, la NASA spera di poter organizzare anche uno sbarco sulla sua superficie. Sonde sottomarine telecomandate scioglieranno il ghiaccio alla ricerca di forme di vita nelle acque sottostanti. Ho amici oceanografi che non aspettano altro. Non vedono l'ora di poter partecipare a una missione su Europa con l'obiettivo di trivellare il ghiaccio per calare un piccolo robot sottomarino nell'acqua. Secondo noi, quell'ambiente è per molti aspetti simile a quello che si trova sui fondali oceanici della Terra. Gli studiosi, riguardo a questo problema, hanno teorie molto diverse tra loro, ma non esistono prove certe. L'unico modo per risolvere il mistero è organizzare una missione esplorativa della superficie di Europa. Non si potrà conoscere esattamente la risposta facendo affidamento esclusivamente sulle nostre teorie. La Terra è finora l'unico esempio conosciuto di pianeta dove si è sviluppata la vita.
Per scoprire se la vita è sbocciata anche da qualche altra parte, bisogna andare a controllare sul posto. Sulla Terra c'è un luogo gelido dove si possono raccogliere dati utili a capire se può esistere la vita su un altro pianeta. In Antartide sono stati scoperti i resti di meteore cadute sul nostro pianeta nel corso di millenni, che potrebbero contenere tracce fossili di organismi alieni. Queste rocce forse nascondono il segreto dell'evoluzione della vita. Analizzandole, gli studiosi del Centro Spaziale Johnson della NASA sperano di scoprire segni di un'antica presenza di extraterrestri sulla Terra. Secondo alcuni, i microorganismi racchiusi nella crosta della superficie di Marte potrebbero essere stati lanciati nello spazio quando il pianeta è stato colpito da un enorme meteorite più di 13.000 anni fa. In questi fossili potrebbe esserci la prova che un tempo su Marte c'era la vita. Ma non è tutto. I microorganismi provenienti da Marte potrebbero aver innescato il processo vitale sul nostro pianeta. Secondo questa teoria, quindi, la vita sulla Terra si è evoluta dai microbi marziani. Si tratta di una teoria affascinante, ma priva di riscontri. Non ci sono prove che i fossili analizzati provengano davvero dalla superficie di Marte, né che contengano resti di microorganismi di quel pianeta. Di questo si potrà parlare quando si potranno analizzare campioni della superficie marziana. I fossili di questo esperimento sono troppo piccoli e le analisi chimiche non hanno dimostrato la teoria. La cultura popolare, però, non può certo alimentare il mito degli alieni parlando di microbi fossilizzati. Le creature provenienti dallo spazio, inventate da registi cinematografici e televisivi, sono molto più seducenti. Anche le creature che i presunti rapiti dagli extraterrestri sostengono di avere incontrato sono più intriganti di un microbo. Ma le forme di vita aliene, che forse esistono su altri pianeti del Sistema Solare, potrebbero essere il primo tassello di un grande mosaico. Quando sarà completo, potrà fornirci la prova dell'esistenza di mondi alieni, sia all'interno che all'esterno della nostra galassia. Potremmo fare parte di un incredibile albero genealogico cosmico. La vita è tenace e molto resistente. Se esistono forme di vita all'interno del Sistema Solare, sono certa che prima o poi riusciremo a scoprirle. Forse c'è vita fuori dal Sistema Solare. Chissà. Se si visita un negozio di giocattoli, si rimane sorpresi dalla quantità di pupazzi delle sembianze aliene. La nostra cultura popolare è affascinata dagli UFO e dagli extraterrestri in modo quasi ossessivo. Negli Stati Uniti la passione per gli alieni sfiora il fanatismo. Esistono periodici dedicati esclusivamente agli extraterrestri. Circa il 50% degli americani, infatti, si dichiara convinto che il nostro pianeta sia già stato visitato più volte da esseri provenienti da altri mondi. Nella controversia sull'esistenza degli alieni, ufologi e scienziati hanno posizioni diverse. I primi ritengono che gli alieni siano già sulla Terra. Gli astronomi, invece, hanno iniziato a dedicarsi alla ricerca nel 1960, quando Frank Drake condusse la prima radioricerca a microonde di segnali provenienti da altri sistemi solari. Drake ha fondato l'Istituto SETI per la ricerca di forme di vita intelligenti nello spazio. Sarebbe meraviglioso poter apprendere come vivono le creature di un altro mondo. Vedere che aspetto hanno, capire le loro abitudini e la loro tecnologia. Sarebbe un'esperienza fantastica per tutti. Oggi la tecnologia ci permette di dedicarci alla ricerca di altre civiltà. Gli esperti non pensano di trovare esseri simili a quelli dei film di fantascienza all'interno del Sistema Solare. Ma sarà interessante scoprire se i microorganismi presenti su altri pianeti sono in grado di evolversi anche in altri luoghi dell'universo.
Aprile 1999. Nell'universo viene scoperto un altro sistema solare. I moderni telescopi non sono ancora abbastanza potenti per poter inquadrare i suoi pianeti, che sono stati identificati studiando le oscillazioni gravitazionali di Upsilon Andromeda, la stella attorno a cui orbitano. Upsilon Andromeda, che dista dalla Terra a 44 anni luce, è simile al nostro Sole e attorno ad essa ruotano almeno 6 pianeti. È un risultato importante, ma il nostro lavoro è ancora molto lungo. Comunque, la scoperta di Upsilon Andromeda ha confermato, secondo me e molta altra gente, che i sistemi solari nell'universo sono comuni. Credo che questo fatto ci convincerà ad osservare altre stelle vicine alla Terra con maggiore precisione. Per poter osservare questi particolari bisogna avere a disposizione strumenti molto sofisticati. Servono telescopi potentissimi. Abbiamo cominciato a costruirli all'università circa 20 anni fa. In Arizona, sulla vetta del Mount Hopkins, vicino a Tucson, c'è un osservatorio che aveva un telescopio costituito da 6 specchi perfettamente allineati. 20 anni fa era lo strumento d'osservazione spaziale tecnologicamente più avanzato. Oggi gli specchi multipli sono stati sostituiti da un'unica superficie. Lo specchio aumenta la potenza del telescopio di 2,5 punti e permetterà di osservare corpi celesti a distanze superiori a quelle raggiungibili da qualsiasi altro telescopio. Lo specchio misura quasi 7 metri ed è stato costruito presso il laboratorio Stewart di Tucson, dove sono stati realizzati anche 2 specchi da 8 metri per il nuovo telescopio dell'Università dell'Arizona. Nick Wolf è certo che i suoi specchi scopriranno nuovi mondi. Per costruirli abbiamo dovuto allestire un apposito laboratorio, perché nessuno produceva il tipo di specchio di cui avevamo bisogno. La sensibilità del telescopio permetterà di distinguere il tipo di polvere cosmica presente nel sistema solare in orbita intorno a stelle distanti fino a 50 anni luce. Ma anche questi prodigiosi strumenti hanno dei limiti. Per ottenere un risultato ottimale, bisogna uscire dall'atmosfera terrestre. Osservando le stelle dallo spazio, infatti, la visione è molto più nitida. Nei prossimi 20 anni, la NASA ha in programma un'ambiziosa serie di missioni per sostituire il telescopio spaziale Hubble, che terminerà il suo servizio nel 2010. Grazie a nuove tecnologie, l'universo verrà esplorato con una precisione mai raggiunta prima. La prima di queste missioni fa parte del programma Origini della NASA e prevede una base spaziale dotata di telescopio a raggi infrarossi. I telescopi a raggi infrarossi individuano stelle e pianeti captando i loro segnali termici. L'osservatorio spaziale a raggi infrarossi servirà anche per identificare luoghi dove potrebbe essersi sviluppata la vita. Sulla carta, il telescopio elettronico della nuova generazione, che verrà lanciato nello spazio nel 2007, è in grado di assorbire una quantità di luce 9 volte superiore a quella del telescopio Hubble. Le immagini che invierà sulla Terra dovrebbero rivoluzionare il nostro concetto dell'universo. Forse la missione più affascinante riguarda la ricerca di un pianeta simile alla Terra. È stata programmata per il 2015. Il telescopio sarà composto da 4 specchi separati, ma allineati tra loro. In tal modo, il riverbero prodotto dalle stelle risulterà più di 100.000 volte inferiore. Esaminerà le centinaia di stelle più vicine alla Terra alla ricerca di un pianeta di dimensioni simili a quelle del nostro, dove forse si è sviluppata la vita. Questo progetto ci aiuterà a capire in che modo le leggi della fisica,
della chimica e della biologia concorrono allo sviluppo della vita. Sarà un esperimento importante soprattutto per i biologi. Se si scoprisse una trentina di pianeti dove la vita si sta evolvendo in modo completamente diverso da quello terrestre, si potrebbe perfezionare sensibilmente la nostra comprensione del processo vitale. I dati raccolti dai due nuovi telescopi verranno analizzati alla ricerca di tracce degli elementi necessari per innescare lo sviluppo della vita. Questo significherebbe che la vita non è un evento che si è verificato una sola volta nell'universo, ma un fenomeno riscontrabile in molti luoghi del cosmo. Molta gente è convinta dell'esistenza della vita fuori dai confini terrestri, ma la scienza dovrà confermarlo ufficialmente dopo aver studiato le forme di vita di altri mondi. A New York si è tenuta la prima conferenza sui rapimenti da parte degli alieni, dove i presunti rapiti e i ricercatori si sono incontrati e hanno ascoltato relazioni riguardanti gli ultimi avvistamenti di creature extraterrestri. È importante parlarne perché Betty ha dichiarato sotto ipnosi di aver chiesto al comandante degli alieni da dove provenissero. Si tratta di ricordi affiorati mentre la persona era cosciente. Qui, a differenza che in altri casi, non è stato usato alcun trattamento ipnotico. L'affidabilità delle testimonianze raccolte sotto trattamento ipnotico è al centro di accese discussioni tra gli addetti ai lavori. L'ipnosi può alterare le valutazioni di episodi di rapimenti da parte degli alieni, anche perché è facile che se ne abusi. A mio giudizio, e dei professionisti che seguono da tempo il lavoro di Bud Hopkins, il suo operato è indubbiamente molto positivo. È prassi comune cercare di far affluire alla mente del paziente ricordi significativi facendo ricorso al trattamento ipnotico. Vorrei sapere che cosa ne pensi di questa metodologia. Mi interesserebbe molto provare il trattamento ipnotico e anche altre pratiche. A volte ho dei dubbi. Sento che è successo qualcosa e che continuerà a succedere. E so che si tratta di qualcosa di paranormale. Mi rendo conto però che in questo forse c'entra anche la mia immaginazione. Gli scettici sostengono che il condizionamento da parte di televisione, cinema e stampa su UFO ed alieni e le domande mirate formulate dagli investigatori generano racconti di pura fantasia. Si critica il metodo perché si pensa che si condizionino psicologicamente i testimoni, come se fossero dei pezzi di materiale plasmabile nelle mani dei ricercatori. Si dimentica però che tutto ciò può essere facilmente verificato. Basta venire ad assistere ad una seduta per capire se il procedimento si svolge in modo corretto o meno. Adesso ti ritornerà in mente il ricordo di quella sera. Primo, sei disteso sul letto. Qualcosa sta per accadere. Secondo, siamo arrivati al momento cruciale. Hopkins sostiene che le similitudini dei numerosi casi da lui studiati dimostrano l'intervento di una misteriosa forza esterna. Raccontami le tue emozioni. Dimmi ciò che provi. Paura. Paura. Quella volta hai avuto molta paura. Volevi scappare dalla finestra. Io però voglio scoprire di che cosa avevi paura. Ti ho detto che avresti potuto vedere e sentire qualcosa. Dimmi, qual è la prima cosa che vedi? Vedo qualcosa che si muove. Qualcosa che si muove. A che distanza? Un metro e mezzo? No, è di fronte a me. Quindi puoi vederlo bene. Sì. Descrivimelo. È piccolo. Magro. Gli si vedono le costole. Attraverso la maglietta? No, sembra nudo. Non ha capelli.
La testa è liscia. Non dice nulla. Mi guarda soltanto. Proverai un grande senso di sollievo, perché ti renderai conto che avevi perduto coscienza di alcuni ricordi molto importanti. Episodi fondamentali della tua vita che avevi dimenticato ora sono stati recuperati dalla tua mente. Da due secoli l'ipnosi viene utilizzata con successo nella cura di fobie ed altri disturbi mentali, ma i meccanismi che la regolano sono tuttora ignoti. Storicamente, l'ipnosi è stata utilizzata con lo scopo di condizionare psicologicamente le persone. Se lei si rivolgesse a me, per esempio, per smettere di fumare, io la ipnotizzerei e le direi che il fumo non la interessa più, che le sigarette la disgustano. E dopo la seduta ipnotica, lei probabilmente si sarà convinto a non fumare più. Si tratta di una tecnica di condizionamento psicologico. E ciò non è stato considerato dai ricercatori, i quali hanno spesso influenzato i soggetti da loro esaminati. Secondo l'istrionico mago Amazing Kreskin, circa il 90% della popolazione è condizionabile attraverso il trattamento ipnotico. Kreskin sostiene che l'ipnosi non riporta alla mente ricordi repressi. Si tratta di pure fantasie incoraggiate dalla suggestione. È suggestionabile chiunque prova emozioni. Non c'entra con la tendenza a fantasticare o a cadere in trance o a cadere in stati di dissociazione della personalità. Se a una persona viene proposta una serie di pensieri che suscitano emozioni, questa persona tende a reagire. Chi si identifica più facilmente con gli altri è più suggestionabile. È più difficile invece suggestionare chi ha uno stile di vita rigido e rifiuta di aprirsi a nuove idee e di acquisire nuove abitudini. Kreskin dà una dimostrazione delle sue teorie. Sostiene di essere in grado di provocare nei volontari il falso ricordo di un rapimento da parte degli alieni. I volontari sono all'oscuro delle sue intenzioni. Kreskin pone ai volontari, nessuno dei quali ha mai incontrato gli alieni, quesiti subdoli che si insinuano nella loro mente trasformandosi in ricordi. Ha appena fatto una passeggiata all'aperto. Che cosa è cambiato rispetto a prima? Sono emozionata. La passeggiata mi ha fatto ricordare un episodio di quando avevo circa 2 anni. Non le è mai venuto in mente prima d'ora? No, ma ora che è riaffiorato me lo ricordo molto bene. Prima ho camminato nel giardino e ho visto una fontana con la statua di una Madonna al centro. È stato un momento molto emozionante. Ero molto calma. Mi è venuto in mente il periodo in cui abitavo a casa di mia zia Tuzzi, fuori Filadelfia. Quanti anni aveva? 2. Mi sono svegliata e ho sentito qualcosa dietro di me. Avevo paura di girarmi a guardare. Avevo un brutto presentimento. Mi sono trovata davanti a un alieno che mi ha fatto male. Mi ha infilato un ago o uno strumento simile nel sedere. Quando mi sono girata per guardarlo in volto, mi ha sorriso come se volesse prendermi in giro. Continuava a molestarmi. Parlava con me, ma non lo faceva attraverso la bocca. Comunicava attraverso la mia coscienza. Mi diceva che a 50 anni avrei scritto un libro con i messaggi che mi avrebbe inviato. È strano, perché io ho appena iniziato un corso di narrativa all'università e mi ci sto dedicando con passione. L'alieno è venuto a trovarmi più volte anche da adulta, ma non ricordo mai che cosa mi dice. A volte mi sveglio in piena notte, lo vedo ai piedi del letto e mi rimetto a dormire. Io mi sono semplicemente collegato alle loro associazioni, non ho definito io i confini. Gli alieni ormai sono nei film e persino nei giornali a fumetti per bambini. Oggi quindi non c'è parte del mondo in cui si possa evitare la contaminazione con immagini stereotipate delle creature extraterrestri. E ciò risulta evidente nei resoconti delle persone sottoposte a ipnosi. Di solito i ricordi di un rapimento da parte degli alieni riaffiorano in sogno. Uno fa uno strano sogno,
lo racconta a un amico, che gli dice che la storia gli ricorda una vicenda di rapimenti da parte degli extraterrestri che ha letto in un libro. Se chi ha fatto il sogno ci crede, si rivolge a un esperto, che gli conferma ciò che gli aveva anticipato l'amico e lo sottopone a ipnosi. Il sogno, sotto trattamento ipnotico, si trasformerà in un'esperienza che quella persona crederà di avere vissuto. Episodi della tua vita che avevi dimenticato ora sono stati recuperati dalla tua mente. Col passare del tempo, per queste persone è sempre più difficile distinguere le loro fantasie da ciò che è realmente accaduto. Sono sinceri, ma sono stati suggestionati dai mezzi di informazione e dai cosiddetti ricercatori attraverso l'ipnosi e si sono convinti di cose non vere. Ritengo di avere affrontato questo argomento in modo aperto e oggettivo. La mia indagine non è stata organizzata a tavolino. Ho seguito la traccia dei dati. C'è chi pensa che non entreremo mai in contatto con un'avanzata civiltà aliena. Altri sono convinti di sì. C'è persino chi crede che gli alieni siano già arrivati. Forse gli extraterrestri non sbarcheranno mai sulla Terra, ma l'umanità potrebbe presto scoprire rudimentali forme di vita lontano dal nostro pianeta. Intanto, la mania degli extraterrestri è destinata a durare ancora a lungo e i presunti incontri ravvicinati con gli alieni proseguiranno. Una bella fiaba, è sempre di moda. Ma molte persone sono convinte che gli extraterrestri siano sbarcati sul nostro pianeta già da tempo. Bob Smith e sua madre Susan, per esempio, sostengono di avere avuto degli incontri paranormali con delle creature aliene. Si tratta di esperienze a volte traumatiche, che spingono chi le ha vissute a rivolgersi a persone come Bud Hopkins. Hopkins, un artista di New York, si occupa di UFO da più di 25 anni. Da allora indaga sui presunti incontri ravvicinati con gli extraterrestri che gli vengono descritti dai testimoni oculari. Al mattino mia figlia si alzava e diceva: "Che cosa ha fatto mio fratello questa notte?" Non sono riuscita a dormire per il rumore che proveniva dalla sua stanza. Bob divideva la camera con suo fratello. Erano terrorizzati dall'armadio. La loro stanza era nella mansarda ed avevano entrambi paura di quell'armadio. Mia figlia protestava per i colpi continui che udiva nella loro camera. Una volta l'ho vista letteralmente volare mentre scendeva le scale dal piano superiore al soggiorno. Volare in che senso? I suoi piedi non toccavano terra, era sospesa in aria. ...le creature extraterrestri. Altri invece sospettano che gli alieni abbiano intenzione di sfruttare la Terra per i loro esperimenti di biologia cosmica. Ci sono schiere di studiosi che lavorano con passione per riuscire a dimostrare l'esistenza degli UFO e degli extraterrestri. Dalla fantasia popolare sono fiorite numerose leggende che riguardano creature provenienti da altri mondi che sbarcano sul nostro pianeta. L'esistenza degli alieni non è ancora stata confermata da alcuna prova scientifica, ma la speranza di non essere soli nel cosmo e di non essere l'unica civiltà che pensa ad altri mondi è sempre viva. Da qualche anno anche la scienza ufficiale dedica sempre più tempo e denaro alle ricerche in questo campo.
Grazie alle sofisticate tecnologie dei nuovi telescopi, gli scienziati confidano di poter contattare i nostri eventuali vicini extraterrestri entro i prossimi 20 anni. Ricordo che una sera mi sono svegliato all'improvviso. In fondo alla mia stanza c'era un armadio a cui mancava un'anta e io al suo posto avevo appeso una tenda. Non capivo che ora fosse. Avevo paura. Non ricordo di aver fatto brutti sogni, ma ero terrorizzato. Nella penombra riuscivo a distinguere la sagoma di un alieno. A che distanza si trova da te? Un metro e mezzo? No, è di fronte a me. Quindi puoi vederlo bene? Sì. Descrivimelo. È piccolo. Gli si vedono le costole, non ha capelli. La testa è liscia, non dice nulla. Nel mondo ci sono centinaia di migliaia di uomini e di donne pronti a giurare di avere avuto inspiegabili, straordinari, a volte inquietanti incontri ravvicinati con gli alieni. Gli avvistamenti degli alieni sono al centro di una controversia a livello mondiale. Molti non credono che sul nostro pianeta siano davvero sbarcati. Si tratta di un concetto strabiliante che andrebbe confortato da prove che ancora non abbiamo. I tentativi di spiegare il fenomeno in termini scientifici finora sono falliti. Da anni Jerome Clark studia le apparizioni degli UFO e di esseri alieni sul nostro pianeta. Paragona i moderni racconti di dischi volanti alle leggende sulle fate e sulle sirene. Da sempre la cultura popolare è ricca di leggende su spiriti e folletti che qualcuno ha sostenuto di avere incontrato. Per quelle persone tali creature esistono. Ciò non significa che sulla Terra ci siano davvero fate e sirene, tesi a cui io certamente non credo. Sono convinto però che certe persone hanno vissuto esperienze paranormali che a loro sono sembrate verissime. I primi resoconti di rapimenti da parte degli alieni, però, risalgono solo alla fine degli anni 50. In quel periodo, in America e in Russia, iniziavano i primi lanci spaziali. Nel settembre del 61, Betty e Barney Hill hanno sostenuto di aver visto un UFO mentre stavano guidando lungo una strada del New Hampshire. I coniugi Hill sono rientrati a casa 2 ore dopo il previsto, senza riuscire a spiegare... Io ero in soggiorno, stavo giocando con dei cavallini di plastica. Mia madre stava riordinando la cucina dopo cena. Mio fratello si era addormentato sotto il tavolo come faceva di solito. Mia sorella stava risalendo in camera per finire i compiti. Quando ha raggiunto la sua stanza, ho sentito una strana voce in lontananza. E lei ha urlato. È volata giù dalle scale. Ci ha detto che quando è entrata in camera c'era uno strano essere seduto sul suo letto che, vedendola, ha pronunciato il suo nome. La voce che ho sentito era sua. Non posso più rifiutarmi di credere alla presenza sulla Terra di creature non umane dotate di tecnologie straordinariamente avanzate. Non so assolutamente da dove provengano, ma ho constatato che rapiscono gli esseri umani per attuare una serie di procedure e di esperimenti che hanno uno scopo preciso. Prelevano il nostro DNA, campioni di sperma, di ovuli e di tessuti, per mischiarli ai loro e ottenere una specie ibrida.